è sempre stato un servitore dello Stato, è stato anche critico rispetto a una parte della magistratura troppo sovraesposta a livello mediatico, ha scritto un ottimo libro, passato in sordina anche forse perché lei non ha voluto troppo dare pubblicità. Come giudica, ecco, la sovraesposizione dei suoi colleghi, Ingroia che si ipotizza leader di una coalizione politica, che opinione ha? Diciamo, la mia iniziativa editoriale ha avuto scarso, diciamo, successo perché io non ho pubblicato con la Mondadori e quindi diciamo che sono scelte, insomma, che si fanno. Per quanto riguarda le scelte che fanno altri colleghi invece anche di percorrere un terreno di rappresentanza politica, io dico, io non mi scandalizzo per questo. Devo essere onesto, nel senso che la magistratura in passato ha dato un contributo anche importante alle nostre istituzioni parlamentari, da Luciano Violante a Elena Paciotti, a voglio dire, tanti magistrati, insomma, che si sono poi impegnati anche nell'attività legislativa. Non è uno scandalo e non va visto come uno scandalo. Il problema è quello chiaramente della, diciamo, ricerca del consenso, a volte anche mediante un circuito un po' preferenziale con qualche mezzo di informazione, in cui inevitabilmente, diciamo, si tende a cadere, insomma, quando si viene anche un pochettino lusingati, diciamo, dai mezzi di comunicazione. Però non bisogna buttare via, come si suol dire, il bambino con l'acqua sporca. Se persone dal grande, diciamo, impegno, dal grande passato all'interno della magistratura decidono, diciamo, di impegnarsi per la collettività in modo diverso, io dico che questo non è assolutamente uno scandalo, è una cosa che fa parte delle nostre regole del gioco. Probabilmente una volta fatta questa scelta, chiaramente poi diventa difficile tornare indietro, questo sì. Non crede però che questa scelta, queste scelte possano in qualche modo delegittimare l'attività giudiziaria, il lavoro svolto come PM o giudici, ovvero che questa attività poi sia vista come finalizzata all'approdo in politica? Le iniziative giudiziarie hanno una loro sede di verifica, che è il processo. Il problema della magistratura italiana è che si parla troppo prima che i processi vengano fatti. Questo per certi versi è inevitabile, perché viviamo nell'epoca della comunicazione e perché i tempi dei processi sono lunghi. Ma io direi che bisogna cercare di tenere il profilo basso durante le indagini, e bisogna cercare di approdare in tempi ragionevoli alle verifiche, diciamo, processuali. Dopo che le verifiche processuali ci sono state, tutti possono comprendere se un'iniziativa era un'iniziativa avventata o se era un'iniziativa seria. Il problema è che in Italia ci vuole troppo tempo per fare i processi più complessi, perché siamo pieni di processi anch'essi importanti, ma chiaramente per reati, diciamo, minori, e la burocrazia tende a privilegiare quel tipo di processi perché fanno numero, perché fanno statistica, perché possono portare un capo dell'ufficio a dire: vedete, quest'anno abbiamo scritto 1.000 sentenze. A volte 1.000 sentenze servono, ma servono meno di una sentenza nei confronti di 1.000 persone.